Il dottor Lamura ci comunicherà dei pendami. Complimenti per il titolo, molto accattivante. Volevo farlo in italiano, in effetti la presentazione sarà in italiano. Allora, da quando Lerdal negli anni 40-50 da tipografo diventò giocattolaio in qualche modo, da quando Lerdal diventò negli anni 40 tipografo e poi giocattolaio, inizia ufficialmente con i manichini di plastica, diciamo, la simulazione medico-infermieristica tramite manichino. Ora, ci sono diversi tipi di manichini, quelli per imparare delle procedure che vengono spesso definiti, anzi, sono proprio definiti simulatori di volo per medici con relativi certificazioni, retraining, eccetera. Ma ci sono anche manichini, e sono i più diffusi, per la rianimazione cardiopolmonare. E c'è il Simman qui visto, che in pratica simula di tutto, e il ripristino soprattutto è la stabilizzazione dei parametri vitali. Però succede che nel 1995 Campbell pubblica un articolo dicendo: ma anche il dolore è un parametro vitale, e ne è prova il fatto che tutti i veterani di Vietnam e Corea precedentemente soffrono di dolore, e noi dobbiamo far sì che il dolore sia elevato al rango di quinto parametro vitale. Ne parla anche Bruce Springsteen 10 anni prima, nell'85, quando in Born in the USA dice: io sono andato dal VA Man, cioè l'associazione dei veterani, ma lui mi ha detto: figlio mio, tu sai come vanno queste cose. Di fatto questo articolo di Campbell del 95 va a finire proprio sull'associazione governativa VA, dell'associazione dei veterani, salvo che poi nel 2016 Campbell è costretto un po' a ridimensionare che cosa intendesse lui per quinto parametro vitale, e dicendo: beh, sì, è un quinto parametro vitale, però insomma vi invito a leggere l'articolo, insomma ridimensiona un po' e ridefinisce un po' meglio il perimetro di cosa lui intenda rispetto all'articolo di 20 anni prima. Il Ministero della Salute dal 2010, di fatto che il 2008 obbliga a rilevare il dolore, va bene, e lo definisce anche in diversi documenti trovabili sul sito web del Ministero della Salute come parametro vitale. Ma a questo punto ci chiediamo: c'è un manichino che simuli questo parametro vitale? No. In letteratura c'è niente, poco e niente, se non qualcosa dal computer, ma non c'è un manichino in scala 1 a 1 che sia un manichino che ti insegni a capire come funziona il dolore, per quel che sappiamo oggi. E ne abbiamo costruito uno con il nostro gruppo di ricerca, lo faccio vedere subito, che serve un po' per imparare le basi, per quel che sappiamo oggi, di fisiopatologia del dolore, per aggiornare le proprie conoscenze, ma anche per imparare a utilizzare i farmaci. Di fatto questo manichino permette a noi di iniettare dei farmaci e di vedere che cosa accade nell'ambito del sistema periferico, sistema nervoso periferico e centrale, ed è costruito per lavorare in gruppo. Di fatto tu intorno a un manichino puoi starci anche in 10, ok? Davanti a un computer no, sei tu e il computer, ed è costruito sulla base del paradigma Lego, cioè in pratica tu puoi inventarti i circuiti che vuoi, riprodurre quelli già conosciuti o costruire quelli che saranno conosciuti fra 10 anni. Di fatto di 2 anni in 2 anni si hanno sempre più informazioni relative ai circuiti sia del sistema periferico che centrale.
Queste sono tutte animazioni, non sono animazioni al computer, sono video fatti al buio da Lorenza Saini e da Osvaldo Saverino, che è qui in sala, Lorenza è la coordinatrice editoriale e in generale la coordinatrice delle attività dell'AISD. E qui vediamo una fibra C, ma può essere sì, una fibra C va a mezzo metro al secondo, che di fatto risale subito controlateralmente nel fascio spinotalamico anterolaterale per poi raggiungere le zone più rostrali. Quindi fa sinapsi il neurone sensitivo, che può essere lungo anche un metro. Facciamoci caso che alcuni neuroni possono essere lunghi anche 70 centimetri, un metro. E fa sinapsi nella lamina 2 del corno posteriore del midollo e risale su controlateralmente. Però c'è un sistema che il corpo utilizza, e quello che Melzack e Wall scoprirono nel 65, il gate control, e cioè se tu hai uno stimolo doloroso in rosso, che vediamo su lateralmente, ma applichi uno stimolo tattile, cioè sbatti, come è successo a me ieri per strada, sbatti un piede, ti fai male, ti massaggi, di fatto lo stimolo sensitivo, che invece sale ipsilateralmente per poi decussarsi più rostralmente, lascia una piccola collaterale, eccola là, adesso la vediamo tipo virgoletta che va nel corno posteriore del midollo, che va di fatto a inibire, ecco lì la linea rossa che inizia a non trasmettere più dolore, ok? E questo è uno delle possibili cose fatte con questo manichino. Qui ve lo mostro il manichino è costruito su base olografica e fluo con black light, è una tecnica mista che utilizza elettronica, Arduino e tecnica fluo e olografica. E qui vediamo una parte del sistema nervoso centrale, vediamo i talami, vediamo il fatto che, avvisato che c'è un impulso nocicettivo che sta salendo su, grigio periacqueduttale si attiva il locus ceruleus, e man mano tramite i sistemi discendenti il dolore viene attutito tramite appunto i sistemi discendenti. Questo però è uno di circa i 50 pathway neurali conosciuti che sono stati implementati nel quinquennio, diciamo quadriennio 2018-2022 in realtà. Che cosa si può, perché è importante? Innanzitutto le dimensioni del manichino sono di 1,75 per 65 centimetri. Qui non si vede bene, si vede nell'ultima slide che fa vedere la foto finale. Tu puoi essere anche in 20 attorno al manichino, vedi esattamente come vedresti un ologramma di fatto, ok? Puoi divertirti a iniettare farmaci, a capire, per quel che si sa oggi dell'utilizzo dei farmaci, cosa viene attivato e cosa viene inibito, ok? Puoi simulare la deplezione di alcuni neurotrasmettitori o la interruzione di alcune vie nervose e vedere che cosa succede. Da questo punto di vista è utile anche per la ricerca, per ideare cose nuove, per fare dei laboratori che di fatto nel 2019, poco prima dell'inizio del Covid, ecco, vedete in basso a sinistra la saletta piccola piccola perché doveva essere buia, la foto è fatta completamente al buio, se non fosse per la black light che illumina e del manichino appunto che illumina, e appunto queste sono alcune delle implementazioni fattibili. Di fatto dal punto di vista dell'utente, del professore, del docente, del trainer che voglia immaginare un sistema nervoso anche in anatomia comparata, anche non necessariamente dell'essere umano, questo sistema qua, tramite la sua metafora Lego, permette di farlo. Il lavoro è ancora in progress con il mio gruppo di ricerca. Grazie. Grazie, dottor Lamura.
Ci ha stupito con effetti speciali, possiamo dirlo. Era bello in realtà il workshop, lì sì. Una specializzanda mi disse, vedendo una brocca di GABA, perché ogni neurotrasmettitore aveva un colore diverso, ok? E il sistema a pompa li faceva circolare di fatto, disse, ma questo si può bere? E io disse, il prossimo anno, che non c'è stato di fatto in presenza, farò un neurobar con questi cocktail colorati che si possono bere. Grazie. Parteciperemo con piacere, grazie a lei.